Allora, un saluto questo giorno in cui è stato dato adesso, da pochi minuti, l'annuncio della nomina che il Santo Padre mi ha comunicato, mi ha nominato Vescovo di Fiesole, succedendo a Monsignor Mario Meini, che lascia per raggiunto limite di età. E, caro fratello Vescovo, e intanto saluto la Chiesa Fiesolana. Io sono cresciuto all'ombra della Colle di Fiesole, che sono fiorentino, e ho avuto in sorte la grazia di essere avvicinato da sacerdoti, maestri della fede, uomini spirituali di Fiesole, della Chiesa Fiesolana, fin da quando ero adolescente. Negli esercizi spirituali, nei campi scuola, nei corsi di formazione in parrocchia. Per cui sono cresciuto conoscendo, sperimentando la ricchezza della Chiesa Fiesolana fin da ragazzo. E poi ho fatto il seminario con i seminaristi di Fiesole, quindi siamo cresciuti insieme. E poi anche da prete, ovviamente. E così pure il laicato. Grazie all'Azione Cattolica in particolare, ma anche per tanti altri motivi, campi La Vela, eccetera, c'è stata questa condivisione di tante cose con la Chiesa Fiesolana. E quindi ecco, sono pronto a camminare insieme a questa Chiesa, che per me è stata sempre esemplare, verso il Signore e verso il mondo che ha bisogno, come dicevo nel saluto che gli ho fatto, di conoscere il Redentore, e mi sembra che ce ne sia proprio bisogno. I fatti dell'Est ci dicono questo, e le comunità cristiane devono essere fari di speranza e di annuncio del Regno di Dio in questo mondo disperato un po'. E poi saluto anche la Chiesa che sto lasciando, e stamani c'era tanta gente, tanti sacerdoti, tanti laici, ed è un po' un colpo che insomma ci prova un po' dopo 8 anni di davvero di comunione ecclesiale bella. E come gli ho detto, lo ripeto, è la chiesa di Montepulciano di Sapienza che mi ha accolto come neonato vescovo. Mi ha preso per mano, mi ha svezzato, mi ha fatto crescere, mi ha nutrito e ora mi lascia andare, raggiunta la maggiore età, co si continua dove il Signore vuole che si continui. Quindi il mio sentimento verso Montepulciano di Sapienza è davvero di profonda gratitudine al Signore, prima di tutto che mi ha fatto questo dono di essere qui. E poi di tutta la gente che ho conosciuto, ho potuto servire e camminare insieme, arricchendomi molto davvero. Grazie a tutti.